Oggi prepareremo un contorno tipicamente primaverile con i carciofi alla romana. La preparazione è facile ma non banale, i serviti sul piatto fanno sempre la loro bellissima figura. Rimanete in mia compagnia, via con la ricetta! Oggi ragazzi dovrò mettermi i guanti perché puliamo i carciofi, mi sono già portata avanti e ho pulito 3 carciofi, li ho messi nel frattempo in acqua con un po' di succo di limone per evitare di farli ossidare e i guanti servono proprio per proteggere le mani dall'annerimento, altrimenti appunto diventerebbero troppo scure. In alternativa potete strofinare le mani con del succo di limone. Come fare per pulirli? I carciofi alla romana devono essere cotti con il gambo, ok? Quindi tagliamo prima il carciofo fino a quando sentiamo il gambo che comincia a diventare morbido, poi togliamo le brattee, quindi le foglie, nella parte più esterna, quelle sono troppo dure, legnose, filose, e continuiamo a fare questa operazione fino a quando sentiamo che le foglie cominciano a diventare più morbide. Le foglie comunque potete recuperarle per, dopo averle ovviamente ben lavate, per preparare degli infusi oppure dei macerati che sono digestivi e fanno bene anche al fegato. E togliamo le punte, quindi la parte alta del carciofo. Diciamo che la ricetta originale dei carciofi alla romana prevede l'utilizzo delle mammole, ovvero dei carciofi tipicamente romani, che sono di dimensioni un po' più importanti, però sinceramente mi piace di più servire un carciofo un po' più piccolino, quindi ho scelto questa categoria, questo tipo. Apriamo così le foglie del carciofo fino ad arrivare al cuore. Togliamo la barbetta che c'è in mezzo alle foglie. Con uno scavino oppure possiamo aiutarci con un cucchiaino, ancora con la punta di un coltello. Man mano che puliamo i carciofi possiamo tuffarli appunto nell'acqua con un po' di succo di limone. Prepariamo ora un trito di erbe aromatiche, prezzemolo e menta, abbondate pure, e uno spicchiettino di aglio. Trasferiamo ora questo trito profumato all'interno di una vaschetta dove ho messo del pane grattugiato. Amalgamiamo il tutto aggiungendo sale, pepe, 2 cucchiai di olio extravergine e, questo mi permetto di aggiungerlo io, un po' di vino bianco secco. Il vino bianco mi serve come trucchetto per evitare di esagerare con l'olio, perché dovrebbero essere preparati con moltissimo olio. Noi invece vogliamo un pochino ridurre le calorie, no? Quindi cerchiamo di allungare il tutto con un po' di vino bianco. Mescoliamo bene. Questa è la consistenza ideale che abbiamo ottenuto. Ora, indovinate un po', dobbiamo farcire i fiori. I carciofi, quindi apriamo bene anche le brattee e li farciamo così. Ecco perché mi sono sempre tenuta i guanti. Secondo me ci andrebbe bene anche un po' di scorza di limone, però non esagero con le variazioni della ricetta, promesso. Man mano che otteniamo e farciamo i fiori, li possiamo sistemare all'interno di una casseruola a testa in giù. E questa è la particolarità anche della ricetta. Quindi cerchiamo di prendere una casseruola abbastanza alta. Ora aggiungiamo 2 cucchiai di olio extravergine, quindi in tutto abbiamo utilizzato 4 cucchiai di olio extravergine, e sfumiamo, sempre questo consiglio mio, con un po' di vino bianco secco. Aspettiamo che cominci il tutto a sfrigolare bene. Vino bianco. Lasciamo evaporare, poi aggiungiamo un bicchiere di acqua oppure di brodo vegetale. Copriamo subito con il coperchio e cuciniamo per 25-30 minuti o fino a quando saranno diventati morbidi. Che profumino! Guardate qui, dopo circa mezz'oretta sono pronti. Portiamo in tavola. Con questo contorno delizioso e molto bello non potete sbagliare assolutamente, farete un successone anche nelle grandi occasioni come ad esempio Pasqua. Il carciofo deve essere morbidissimo, quindi si deve tagliare proprio con la punta di un coltello, e che dire, buon appetito!